del Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università degli Studi di Catania e presento la videopillola dal titolo Geografia del turismo post-Covid-19 dalla crisi globale all'immaginazione di un futuro più sostenibile. La pandemia Covid-19 e le conseguenti misure di lockdown che hanno imposto sbarramento delle frontiere e restrizioni ai viaggi, oltre alla chiusura di centri storici e complessi monumentali, di musei e degli altri attrattori culturali, dei parchi tematici e delle aree naturali, oltre alla cancellazione di pacchetti viaggio e dell'intera programmazione mondiale di eventi festival, ha letteralmente paralizzato l'industria turistica a livello globale. Sin dall'esplosione della crisi Covid-19, il settore turistico è inoltre uno di quelli maggiormente esposti sui media. E forse quello che più di tutti rende emblematica la dimensione planetaria del fenomeno e le sue molteplici e variegate interconnessioni globali. Casi emblematici in tal senso sono quelli riguardanti la messa in quarantena della nave da crociera Diamond Princess mentre si preparava a sbarcare i suoi 4.000 passeggeri nel porto nipponico di Yokohama. O ancora la scelta dei dipendenti del Louvre di riunirsi l'1 marzo in assemblea e di decidere autonomamente di non aprire la struttura museale, preoccupati per il rischio di contagio. La chiusura ufficiale del Louvre da parte del governo francese, che sarà un paio di settimane dopo l'azione autonoma dei dipendenti, è quasi in contemporanea, tra l'altro, con la chiusura di quasi la totalità delle più prestigiose istituzioni culturali del mondo. O ancora la sospensione di eventi di grande richiamo turistico internazionale, si pensi al Carnevale di Venezia. O ancora l'annuncio del rinvio delle stesse Olimpiadi di Tokyo del 2020. Sono tutti momenti chiave che hanno simboleggiato la chiusura del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'intrattenimento, dello sport e quindi più in generale del turismo, di fronte alla paura dello spettro della pandemia. L'Organizzazione Mondiale del Turismo ha stimato che nel settore a livello globale nel 2020 registrerà una contrazione di arrivi internazionali che oscillerà tra il 60 e l'80% rispetto al 2019. Sulla base degli scenari ipotizzati, nelle peggiori delle ipotesi, a fine 2020 si assisterebbe a una perdita vicino a 1 miliardo di turisti internazionali in arrivo, con un crollo intorno ai 1.000 miliardi di dollari nelle entrate delle esportazioni dal turismo. Inoltre sarebbero a rischio più di 100 milioni di posti di lavoro diretti nel settore. In più, la crisi ha rivelato soprattutto la diffusa impreparazione delle istituzioni, ma anche degli operatori turistici e culturali, non soltanto nella gestione contingente della crisi, ma fatto forse ancora più grave, pure nell'immaginazione del suo superamento. Il che sta determinando evidentemente un crescente senso di smarrimento nei territori e presso l'intero mondo dei molteplici e variegati stakeholder, pubblici e privati, direttamente e indirettamente coinvolti nelle dinamiche del settore turistico, dal mondo dei tour operator a quello dell'accoglienza e dell'ospitalità, dal mondo della ristorazione a quello dell'intrattenimento. Ovviamente il tutto appare almeno in parte comprensibile, se non giustificabile, con la straordinarietà di tale crisi e dei suoi effetti, così come dalla difficoltà oggettiva di prevedere la durata dei lockdown o di come nel post-lockdown la domanda turistica reagirà e a sua volta influenzerà le varie strategie di recovery. Secondo diversi esperti internazionali è comunque plausibile ritenere che almeno nella prima fase di post-lockdown, come conseguenza non soltanto delle restrizioni imposte dal virus, ma anche come conseguenza degli strascichi psicologici, sociali ed economici che la pandemia si porterà dietro, si assisterà a un doppio fenomeno. Da un lato la domanda turistica si indirizzerà prevalentemente verso forme di turismo nazionale, magari optando per forme di turismo di prossimità che si dirigeranno soprattutto verso destinazioni secondarie, privilegiando i borghi rurali e piccoli centri delle aree interne, delle aree periferiche, collinari o montane. Dall'altro lato, invece, si registrerà un vistoso calo del turismo internazionale che colpirà più duramente quelle destinazioni turistiche tradizionali, soprattutto le città d'arte, le località balneari o le aree urbane a forte vocazione di business, ma più in generale tutte le mete tradizionalmente affollate. Per certi aspetti, quel fenomeno di decrescita e di vistoso rallentamento della globalizzazione economica connessa alla pandemia Covid-19, definito dall'Economist recentemente globalization, potrebbe avere un suo diretto corrispettivo in ambito turistico, anzi sicuramente lo avrà, in cui il drastico calo dei flussi turistici globali si accompagna ad un'impennata, magari, delle forme di turismo domestico che determinerà una sorta di rivincita delle mete meno blasonate. È un'ulteriore adozione, diffusione o fruizione dei principi, degli itinerari e delle modalità proprie del turismo lento e di quello esperienziale o responsabile.
L'Organizzazione Mondiale del Turismo, la World Tourism Organization, ha rilasciato un pacchetto di assistenza tecnica per il recupero del turismo, da offrire, in modo da offrire una sorta di guida agli Stati membri risposta all'attuale crisi sanitaria. Il pacchetto si fonda su tre pilastri principali. Il primo è quello della ripresa economica, un secondo riguarda marketing e promozione e il terzo riguardante rafforzamento istituzionale e la costruzione di resilienza. L'insieme delle proposte operative strutturato su questi tre pilastri è stato elaborato in una logica fortemente orientata tanto ai valori dell'innovazione e della sostenibilità, quanto e soprattutto a quelli della solidarietà. Il concetto di solidarietà, infatti, appare un po' il perno di rotazione simbolica e discorsiva attorno al quale si sta costruendo il dibattito pubblico globale e su cui presumibilmente si costruirà anche l'agenda politica globale, compresa l'azione politica dell'Unione Europea. In ogni caso, come indicato dallo stesso pacchetto elaborato dalla World Tourism Organization, azioni prioritarie rispetto all'ideazione e alla progettazione di strategie efficaci di recovery turistica rimangono, da un lato, una dettagliata analisi dell'impatto socio-economico del virus e delle misure di lockdown sui diversi territori e ovviamente sulle rispettive comunità, in particolare su quelle più fragili, e dall'altro lato un'attenta mappatura delle molteplici e delle variegate pratiche di innovazione già implementate durante il periodo di lockdown, spesso con successo, in vari contesti e magari replicabili con le dovute correzioni o i necessari accorgimenti anche in altri. Infatti, la crisi Covid-19 ha offerto l'occasione soprattutto di identificare il turismo come un laboratorio naturale, una sorta di campo strategico di sperimentazione e di innovazione, sia essa tecnologica, ambientale, sociale, culturale. La crisi ha infatti accelerato, potenziato e diffuso la sperimentazione e l'implementazione di tutta una serie di innovazioni, soprattutto di natura tecno-sociale, che tra l'altro già da tempo animano il dibattito accademico e politico riguardante le nuove forme del turismo solidale, inclusivo, responsabile, sostenibile, creativo, intelligente, smart. Sono infatti soprattutto le nuove tecnologie digitali, in particolare quelle più recenti, che sono state utilizzate non soltanto da tutte le più importanti istituzioni culturali del mondo, ma anche da molte città e regioni come strumenti di promozione e di fruizione delle proprie risorse turistiche. Si va dalle tecnologie un po' più tradizionalmente applicate in campo turistico, come quelli della realtà aumentata e tour virtuali, a quelle più recenti, connesse magari all'intelligenza artificiale o all'Internet of Things, o ancora alle piattaforme di social networking, di sharing economy e di crowdfunding. Altre volte l'utilizzo di queste nuove tecnologie è servito per esempio a iniziative di solidarietà, a sostegno e in supporto di aree e località particolarmente deboli o particolarmente colpite dal virus, magari il caso delle località montane, attraverso l'organizzazione di eventi hackathon o magari la messa in piedi di piattaforme di raccolta fondi in sostegno delle rispettive comunità. Altre iniziative sono meno legate all'innovazione tecnologica e più orientate a forme di innovazione organizzativa, culturale, sociale. Per esempio, il sindaco di Venezia Simone Venturini ha dichiarato l'intenzione di sfruttare questo periodo di blocco forzato come occasione per ripensare il modello futuro di sviluppo turistico della città lagunare, ovviamente in una logica più soft e più sostenibile, comunque in grado di arginare le esternalità negative connesse all'overtourism. Più in generale, diciamo che la crisi attuale sta offrendo l'occasione a molte realtà territoriali di ripensare i propri modelli di turisticizzazione in una logica più inclusiva, più cooperativa e più eco-friendly. In altri casi, l'innovazione è più di tipo culturale, magari connessa alla sperimentazione di nuovi prodotti culturali. Per esempio, la Federazione delle Società Musicali della Comunità di Valencia, in pieno lockdown, ha lanciato il festival Des Los Balcones, che, dato anche il grande successo mediatico riscontrato, l'amministrazione locale ha deciso di confermare in pianta stabile nel cartellone degli eventi e dei festival propri della città di Valencia. Un esempio di proposta di recovery turistica maggiormente orientata ai valori dell'innovazione sociale e della solidarietà è invece quella portata avanti dal Comitato Costa degli Etruschi, che raccoglie un'ottantina di operatori della filiera turismo, ristorazione e ricettività. Si tratta di un'iniziativa che ha previsto e prevede la possibilità di ospitare gratuitamente il personale medico e paramedico delle prime zone rosse italiane presso le strutture aderenti al comitato, in più con un progressivo coinvolgimento in percorsi di turismo lento ed esperienziale. Un'interessante esperienza locale, a cui mi è anche stato chiesto di offrire un mio piccolo contributo accademico e di ricerca, è quella intrapresa in Sicilia da un raggruppamento dei principali festival musicali giovanili e innovativi, che ha deciso di avviare un percorso di lavoro comune
che a partire dalla condivisione del momento drammatico quale quello attuale, ha inteso però tramutare la crisi Covid-19 in uno spazio di opportunità, di collaborazione e di innovazione. Eventi e festival come quelli musicali sono ormai diventati vere e proprie leve di competizione territoriale a scala globale, in grado di accrescere la visibilità e di migliorare la reputazione della località, di generare crescita economica così come sviluppo sociale e culturale, di arricchire l'offerta turistica culturale della destinazione e di rafforzare la resilienza territoriale e l'identità locale, soprattutto nelle aree più fragili e periferiche. A partire dal riconoscimento dei festival musicali come strumento della competizione turistica, in grado di attivare processi di specializzazione, di diversificazione, di destagionalizzazione, di rigenerazione turistica delle località, la mission del network è quella di sviluppare una piattaforma di condivisione di valori, conoscenze, competenze, esperienze, tecnologie, ma anche di servizi e strategie, utili sia ad affrontare nel breve le emergenze più contingenti connesse alla sospensione delle proprie attività culturali, sia ideare e implementare un nuovo modello regionale insieme reticolare e sistemico di governance del fenomeno, in linea con i più innovativi modelli nazionali e internazionali. L'idea base è quella di riconoscere festival musicali al tempo del Covid-19 come veri e propri living lab turistici, laboratori viventi di sperimentazione di idee, pratiche e modelli innovativi che abbracciano le complesse relazioni tra spazio, tempo, cultura e ambiente e che possono fungere da volano per il rilancio del comparto specifico nell'era post-Covid-19, soprattutto in una logica di sviluppo sostenibile, inclusivo e intelligente del turismo isolano. Se è quanto la crisi globale che ha tanto duramente colpito l'industria del turismo e dell'intrattenimento diventerà, sorgerà a reale occasione di ripensamento e di innovazione dei modelli di governance e di sviluppo turistico dei territori, rimane questione ancora aperta. Ciò non di meno, questioni basilari connesse alle sfide poste dal Covid-19 al turismo, come quelle riguardanti le relazioni tra turismo e scenari post-crisi e post-disastri, o tra turismo e resilienza territoriale, tra turismo e innovazione tecnologica, il ruolo della cultura e della creatività negli scenari post-disastri e nelle strategie di ripresa, o ancora il ruolo della solidarietà, della coesione sociale, della coesione territoriale o della giustizia spaziale, o il ruolo del destination branding nei periodi di crisi. Potrebbero rappresentare alcune tematiche attorno a cui costruire una possibile agenda di ricerca di geografia del turismo al tempo del Covid-19. In ogni caso si tratta di un blocco di tematiche che rappresentano questioni rispetto a cui gli studi di geografia del turismo hanno senz'altro tanto da dire e possono offrire un loro contributo determinante nell'immaginare e nell'implementare nuove forme di sviluppo turistico più eque, più sostenibili e più inclusive. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alle prossime.